Come stai? Bene. Io sto facendo il mio viaggio in Calabria e adesso sei nel mio viaggio. Allora, cari ragazzi, siamo da Stefania al Comignolo di Sofia. Stefania è un'istituzione di Civita e per puro caso ho trovato un'altra istituzione a Brescia che è Anna. Vi racconteranno un pochino che cosa sono queste valie. Anzitutto nasce come festa di comunità, di tipo etnico, perché ricorda una vittoria riportata da Skanderbeg probabilmente proprio un martedì dopo Pasqua. Quindi queste valie non hanno nulla a che fare con la Pasqua, ma per un caso si ritrovano a ridosso della Pasqua e quindi insieme alla Pasqua, alla Settimana Santa, che ha anche una sua caratteristica particolare nella nostra cultura ebraica, ci sono poi queste celebrazioni che chiudono, diciamo, questa Settimana Santa. Sono circa 7 gruppi che si esibiscono, che insomma lungo il paese celebrano questa vittoria riportata da Skanderbeg, che sono canti nostalgici comunque, non, di gioia ne abbiamo uno o due. Allora ragazzi, mi sono allontanato un secondo dai costumi tipici e dalle valie per farvi vedere il bel vedere di Civita. Da qua si dovrebbe vedere anche il Ponte del Diavolo. Guardate un po'. Il Ponte del Diavolo è praticamente qui. E questo è il paesino di Civita, ragazzi, piccolo ma straordinariamente bello. Le valie tradizionali sono delle danze praticamente senza strumenti e si fanno prendendosi per mano, imprigionando il primo passante che rappresenta un po' i turchi imprigionati da Skanderbeg. Okay. I popoli della diaspora non hanno mai le danze, hanno sempre tristezza, un popolo danza quanto è felice, noi siamo venuti qui come un popolo triste e quindi abbiamo l'unica danza che poi non è una danza allegra, è un prendersi per mano cantando e imprigionando il passante che deve pagare da bere per tutti, sarebbe il pegno, e rappresenta un po' questa vittoria di Skanderbeg sui turchi. Poi naturalmente negli anni è diventato un luogo d'incontro di tutti gli ebrei, per cui tutti i paesi in base quello che hanno conservato, i canti, i costumi e strumenti ovviamente tradizionali calabresi, perché sono 600 anni che siamo.